Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova challenge Lidl, ma con il marchio McKennedy, cioè tutta la linea americana. Ho preso veramente tanti di quei prodotti e mi sono data una regolata, perché fosse stato per me li avrei presi proprio tutti, tutti, tutti. Quindi sicuramente non li riusciremo a provare tutti in questo video, però nei prossimi vlog proveremo qualcos'altro. Allora, ho voluto prendere, c'erano due versioni, sia quello lì con la nocciola che ho preso io, quindi brownie, che quelli semplici. Sinceramente ho detto no, voglio prendere qualcosa di più particolare. E poi ho giusto riscaldato giusto poco il latte, che sarebbe base di latte, sempre marchio McKennedy, base di latte con i biscotti al cacao. Quindi assaggiamo prima questo. Un po' troppo dolce per i miei gusti, veramente. Io sono più per le bevande, per i sapori delicati, ecco, non ho forse i sapori, diciamo, fruttati, ma quelli troppo dolci al cioccolato non mi fanno impazzire. L'ho aperto perché ero convintissima che fosse tipo un preparato, perché li ho presi molto velocemente i prodotti, e poi ho incontrato anche una di voi, che amore! No, vi devo raccontare questa cosa. Io ero in cassa per la seconda volta, perché è stato proprio destino che ci dovevamo incontrare. Avevo dimenticato di prendere due cose per un'altra challenge, perché questa settimana vedrete due challenge bomba a tema Lidl. E quindi io sono rientrata di nuovo, ero alla cassa e vedevo che comunque questa ragazza mi guardava, però tabù. Arrivo alla cassa e le dice: io guardo sempre tutti i tuoi video. Io mi sono emozionata tantissimo, infatti l'ho ringraziato, quindi se starei guardando questo video ti mando un mega bacio. E quindi comunque tutto ciò per dirvi, io ieri l'ho aperto perché ero convinta che fosse un preparato, invece no, perché ovviamente poi non l'ho letto. Comunque apriamo. Ci sono un po' scettica su come è stato fatto, cioè praticamente si è incollato tutto. Allora, io non so il sapore originale dei brownie qual è. Posso dire che questo è buonino, nino. Allora, è un prodotto che riuscite a mangiare tranquillamente, ma se vi dovessi dire è buonissimo, no, ricordatevi nino. Cioè, si è incollato tutto, proprio attaccato, cioè non è proprio solo come sulla confezione. Infatti, se lo dovessi riacquistare la prossima volta che uscirà la linea, no. Fatemi sapere, voi l'avete assaggiato? Colazione andata, benino. Quindi nulla, noi ci vediamo direttamente dopo con un super super pranzo, quindi a tra poco. Eccoci qua con l'aperitivo, ovviamente come con la zero, c'è anche mia sorella qui. Ciao a tutti. Ok, McKennedy American Style Snack Box, mozzarella stick, chili cheese nuggets e onion rings. Cioè, ve lo dico, non vorrei cuocere queste cose, no, però mezz'ora sì. C'è anche la chili dip, la salsa, ma anche no. Ok, assaggiamo, io con le mani stavo prendendo. Dai, sì, raga, passalo. Anelli. Non c'hai idea tu? Hanno varie cotture diverse, proprio non fa perdere la croccantezza. Non c'è buona. Assaggiamo la mozzarellina. Assaggiamo questo, che sarebbe il nuggets piccante.
piccante. Perché l'hanno fatto piccante? Ha un senso? Piccante. E quindi ci vediamo, un'altra mozzarella la vado a prendere, la vado a prendere e ci vediamo direttamente tra pochissimo con il pranzo. Allora, io ne ho due, allora il chicken, wrap chicken, allora... All'interno c'è tortilla di farina di frumento con ripiena a base di prodotti a base di carne di pollo con condimento liquido e cotto, colazione affumicata a base di verdure, rucola, salsa piccante e formaggio a pasta semidura grattugiata. Invece quell'altro lì con la carne, che sarebbe lime e pepper beef, allora all'interno c'è vabbè, carne bovina, cotto, colazione piccante a base di verdure, rucola, formaggio, la stessa cosa. Perché l'hanno fatto piccante? È forte assai! Sputa! Se non te lo riesci a mangiare! Ma perché li hanno fatti tutti così io? Mamma mia! Questo qua è quello là con la carne. Sinceramente non mi fa proprio impazzire. Ma si vede proprio questo col pollo. Ma si vede proprio che è forte assai. Mi sono rovinata un pranzo e l'ho rovinato anche mia sorella. L'unico passabile, diciamo, che questo con la carne rimane anche, pure è forte. Ma perché poi ci mettono queste salse così forti? Cioè, mica proprio esiste pure solo così. Non mi hanno fatto impazzire, ma ovviamente vi ripeto, questo è il mio gusto personale. Sono troppo impurpato. Poi questo ovviamente è il mio gusto personale. Allora, almeno questi sapori già so che è meglio evitare. Ma non me li aspettavo così, anzi avevo un'altra aspettativa, però vi ripeto, è sempre una cosa molto soggettiva. Sinceramente, sicuramente non si butteranno perché c'è chi li mangerà, però sinceramente anche no. E quindi nulla, ci vediamo direttamente dopo. Un po' intossicata al pranzo, però almeno una cheesecake al limone ci sta. Scade il 15 febbraio, per me è una data molto importante di quest'anno. Vediamo. Ave canero, mamma mia. Vediamo. È buona, dai. È limone. Un limone un po' chimico, però... Dai, non male. Come lacrimina. Mi avrei buona. Ti piacerà. Io ci toglierò la stasera sotto. Ora io ho preso questa limone. E ne ci vediamo direttamente a tra pochissimo con la merenda. Linea al TGC. Dopo mille peripezie anche per fare i muffin ci sono riuscita, mentre ho preso i muffin al mirtillo, all'interno ci ho messo la confettura di mirtillo che c'è stesso nel preparato e poi voglio provare il milkshake, come mashup non lo so, ma se rompo direttamente si rompe. Ah, adoro, c'è il buchino. Wow.
Wow. Wow, la qualità del muffin è buonissima. Più buono di quello di stamattina, è al cacao. Ma, guarda, sono buoni? Troppo buoni. Faccio vedere una cosa. Si staccano subito. Buonissimi, che buoni. Forse la farcitura non è così tanto buona, però l'impasto è veramente buono. Questo anche secondo me a fragole era molto buono. Io mi finisco il mio milkshake e ci vediamo direttamente questa sera con la cena. Eccoci qua con la cena, vi voglio illustrare un attimo le pizze, vedete io già diviso perché ho dato già le metà a mia sorella. L'altezza mi fa letteralmente impazzire, sembra proprio una pizza americana, sempre ovviamente marchio McKennedy. Questa qui è con il formaggio, infatti è una salsa di pomodori e formaggio. Invece questa qua che mi spaventa molto, spicy pepperoni. Allora, Italia, pizza farcita con salsa al pomodoro, formaggio, peperoni rossi e verdi e salamino piccante affumicato. No, non è tanto piccante. Io assaggio. Wow. La sera sto facendo l'autopsia, però cosa mangiate prima l'altro, altrimenti si raffredda. Buona questa con me. Un dolo, veramente meravigliosa. Yes! Se tutte le pizze surgelate le facessero così alte, wow! Proviamo la birra, guarda la spuma. Ed è così delicata. Wow. Assaggiamo questa qui, pomodoro e formaggio. Loro. Provo le due, la mia preferita in assoluto è questa qua semplice. Thank you.
ovviamente il gioco della lattina. Oh, la cena è andata e ci vediamo domani mattina con una dolce, dolce, dolce colazione. A tra poco! Buongiorno a tutti, stamattina colazione veramente con i fiocchi, adoro, adoro, adoro. Ho trovato i mini donuts, sempre del marchio McKennedy. Ci tenevo anche a dirvi che oggi è 2 febbraio, quindi voi alle 2 vedrete questo video. Volevo anche dire che il volantino è valido fino a domenica 6 febbraio, o 6 o 7 febbraio, quindi secondo me riuscirete ancora a trovare qualcosina della linea. Allora, all'interno ce ne sono 9. Poi sono 3 mini ciambelle: chi ha la glassa rosa, chi ha il cacao, chi ha la punta alla fine, ragazzi, il sapore è sempre quello. Però io voglio assaggiare. L'odore mi ricordano tanto quelle là del McDonald's. Dai, si sono. Le ho scongelate alle 6:30 di questa mattina, quindi più di un'ora. Penso che siano buone. Adoro. Proviamo quest'altro qui al cacao. Niente cacao. Vabbè, ma già vi dico che la mia preferita è la rosa. Infatti, di ogni qua volta vado al Mac, devo prendermi la ciambella rosa, quella là con gli marshmallow sopra. Assaggiamo la bianca. Classica. In assoluto la mia preferita. Io impazzisco. I donuts, ci posso far nulla. Adoro. E anche questa challenge volge al termine. Alla fine tutto sommato, dai, è andata bene, mi è andata bene. Io vado subito ad editare questa clip. Io vado subito ad editare questa clip della colazione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!